Ciao a tutti, oggi vi porto a fare un giro per il campo per farvi vedere un po' la legna da ardere che ho qua. Sono tutte essenze di legna da ardere tipiche della pianura padana e così ve le faccio vedere e parliamo un po' delle proprietà che hanno e di quali sono i tipi migliori di legna da ardere. Quella che vedete là dietro di me, dietro il casino che c'è qua, quella è quasi tutta robinia. C'è anche della quercia là sotto, ma quella non la vedete. Qua c'è soprattutto platano, c'è un po' un misto, c'è un po' di platano, un po' di robinia. Platano, buona legna media, abbastanza leggera. Robinia, legna pesante, legna che dura, legna con alta resa calorifica se paragonata al volume. Parliamo un attimo proprio di questa cosa qua, della resa calorifica. E parliamo anche dei BTU, ovvero l'unità di misura anglosassone per definire la resa calorifica della legna. I BTU praticamente sono la proporzione tra il volume del legno e quanto scalda. Quindi più avremo un legno denso, più viene considerato un legno che scalda. Adesso vi faccio vedere per esempio un altro legno che è considerato del tipo che scalda parecchio, che è quello lì. Sono tre ceppi di gelso. Ottima legna. Però specifichiamo una cosa: nel gelso il durame è eccellente, ma il gelso ha anche l'alburno, che ne troviamo soprattutto nelle ramate. Motivo per cui tanti considerano il gelso essere un legno con una resa calorifica non altissima, ma si sbagliano di grosso, perché se invece andiamo a bruciare la parte interna, ovvero il durame, ha una resa calorifica più alta sicuramente del faggio. Se per esempio guardate in America, il faggio non è considerato così importante. Perché? Perché il faggio non ha per esempio una densità come la robinia. Loro che bruciano grandi quantità di legna, non sono dei risparmiatori come noi europei, considerano la robinia tra i migliori. Perché? Perché ha una densità pazzesca e quindi a parità di volume, cazzo, ci metti dentro dei pezzi di robinia, hai una resa molto più alta rispetto al faggio. Poi vabbè, ognuno si fa le idee che vuole, però per me la robinia lo batte il faggio e batte anche il platano, che invece è più simile al faggio come resa calorifica. Poi è chiaro che il faggio sarà un po' migliore del platano, perché il platano tante volte si trovano degli esemplari che sono molto leggeri alla fine delle suonate, assomigliano di più al pioppo. Però qua si può aprire un bel dibattito. Lì c'è un pezzo di quercia. Ecco, parliamo della quercia. Questa qua è molto probabilmente quercia farnia, ok? Questo bel pezzettone di quercia qua. Com'è la quercia come resa calorifica? Parlo di quercia perché la quercia c'è il rover, la farnia, la roverella, insomma ci sono diversi tipi. Ma com'è come resa calorifica? Ottima. Praticamente uno dei migliori legni che puoi trovare, secondo il mio punto di vista, da bruciare è uno dei migliori. Altra cosa che mi è venuto in mente di cui voglio parlare, parliamo un attimo della corteccia. Perché platano e faggio sono ottimi? Perché non butti via niente. C'hanno una corteccia sottilissima, non ti accorgi neanche quando la bruci, non sporca e soprattutto brucia bene anche la corteccia. Mentre per esempio il gelso, soprattutto nelle ramate, ma anche la corteccia, quella più rugosa, fa fatica a bruciare, esattamente come fa fatica a bruciare anche l'alburno e la parte tra l'alburno e la corteccia, che è piena di questa sostanza lattiginosa, che poi è la sua linfa, che stenta a bruciare. Motivo per cui il gesso non è considerato nei top della legna da ardere. Però vedete qua questo gesso qua? Questi rametti qui faranno sì fatica a bruciare. Ma questa roba qua bella marrone, che è quasi tutto centro dell'albero, questo qua è meglio della quercia, è molto meglio del faggio. Qua cosa c'è? Qua c'è un po' di pino, un po' di cipresso e un po' di siepe. La siepe non so neanche come si chiama di nome della pianta, però di queste qua non posso parlarne, quindi vi invito a scrivermi com'è secondo voi il cipresso. Io ho provato a documentarmi e dicono che ha una resa calorifica altissima, però c'ha anche un mucchio di resina. Io per adesso posso dire che mi è piaciuto molto spaccarlo perché fa un profumo veramente eccellente. Però mi fermo qua col cipresso e aspetto i vostri commenti. Qua cosa c'è? Qua c'è della quercia, 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 quercia e del platano. Voglio attaccare un piccolo discorso a questa cosa qua. Qual è la legna da ardere migliore?
Eh sì, la legna da ardere è dell'essenza migliore, ma soprattutto che sia stagionata perfettamente. Perché se io prendo un pezzo di platano, che io collocherei a metà, né il peggio né il meglio, proprio a metà, e lo faccio stagionare perfettamente, quel pezzo di legno lì è eccellente. E se paragonato a un pezzo di quercia verde, vince a mani basse il platano. Ma guardate questa roba qua vecchia, questo misto qua. Questo misto qua c'è dentro un po' di pioppo che ha preso l'acqua e che quindi devo farlo ristagionare. Perché il pioppo è un cane, come il salice, come tutti i tipi di legna leggera. Una volta che si secca diventa molto poroso. E se quando è poroso ci piove sopra, soprattutto se ci piove abbondantemente, lui riprende l'acqua. Non la riprende al centro come quando lo metti a stagionare, eh? La riprende solo fuori, quindi un'asciugatura di un po' di giorni è sufficiente, però la riprende e poi stenta a bruciare. Quindi, cosa che avevo già detto, quando spaccate il pioppo, poi mettetelo subito al coperto perché così vi evitate di rompervi i coglioni dopo. Poi vediamo che altri tipi di legna da ardere ci sono. Qua c'è del noce, eccolo qui, eccolo qua del noce. Vediamo se ne trovo un pezzo. Scusate, ma è tutta bagnata sta legna. E quindi non si capisce neanche bene com'è. Qua c'è un pezzettino di noce. Questo è noce. Questo qua era morto in piedi, è praticamente già secco. Come lo collocherei nella legna da ardere? Non so, tipo a livello del platano. Il problema che può avere cos'è? Si stacca facilmente la corteccia. Poi anche qua, se andiamo ad analizzare il noce, non è tutto uguale. Il tronco è in un modo e la corteccia in un altro, l'alburno in un altro ancora, le ramate sono in un altro ancora. Le ramate del noce, per esempio, fanno un po' cagare, sembrano pioppo, eh? Però poi invece l'interno del tronco, quello caspita, rende parecchio a livello di calore espresso. Qua guardate, qua è praticamente tutta quercia e coso, quercia e noce. Però vedete, quercia e noce è un ottimo, ottimo mix, perché c'è il noce un po' più leggero che prende più facilmente, con la quercia più pesante che gli mantiene la brace. Cosa vuoi di più? Poi qua c'è ancora gelso, eh? Quindi praticamente, ricapitolando, i tre legni principali di cui abbiamo parlato e di cui disponiamo qua nella pianura padana, legni buoni sto parlando, quelli più validi, sono robinia, quercia e platano. Ci aggiungiamo il gelso, che pure quello c'è parecchio e che è veramente eccellente per quanto riguarda il durame. E poi all'ultimo posto mettiamo il pioppo e tutto il salice e queste robe qua. Ok, eccolo qua il nostro pioppo. Possiamo andare a fare un giretto là in fondo, che così vi faccio vedere anche il ciliegio selvatico e poi non mi ricordo che cosa. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, eccolo qua, per esempio questo è ciliegio selvatico misto salice, tutta roba leggera, perfetta per iniziare o finire la stagione invernale, diciamo, no? Senza addentrarci troppo, eh? Vediamo che sono due legni leggeri. Io adesso li faccio stagionare scoperti, ma una volta finito l'estate li porto a casa, li taglio a casa perché così non sto lì a trasportare 200.000 volte le cose e sono a posto. Adesso c'ho freddo perché c'è un'umidità pazzesca oggi e quindi mi sa che mi rimetto a tagliare la legna da ardere.